Seconda puntata delle novità da autunno da Profumix. Ciao! Allora, io partirei da una novità che mi è proprio appena arrivata. Oggi è l'1 ottobre e mi è arrivata la nuova fragranza di Mio Fushioni che si chiama Buio. Io adoro, in generale adoro tutte le sue fragranze, ma questa è veramente per me, per i miei gusti, eccezionale. Allora, facciamo vedere a scatola. Allora, le foto che io sappia sono foto reali, tutte fatte dalla moglie di Mio, per chiamarsi Federica, non erro, forse dico una cavolata, vabbè, la moglie di Mio. Allora, Buio è una fragranza che ha una storia dietro, come tutte le fragranze di Mio, che però non vi so dire, andate a cercarla perché è complessa, diciamo così. Sì, sono tutte... Allora, la fragranza per me è eccezionale e qua faccio un appello a Marco Picci. Questa è tua. È vero. Questa è tua. È tu mi conosci, conosciamo e quindi quando mi verrai a trovare sai da dove devi andare. Dove sbattere la testa. Esatto. Allora, è una fragranza fumosa dove la nota che io sento di più è l'olio di cade. Mamma che è questa nota un po' fumosetta, un po' di cemento, di asfalto, no, ma neanche, fumosa. Allora, la fragranza è composta da, appunto, cade in testa, semi di carota, incenso, osmanto, peonia, labdano, ambra, vetiver, patchouli, muschio, cuoio e sandalo in testa. Anzi, scusate, sono le note di tutta la fragranza, non sono testa, cuore, fondo. E legno di cedro. Comunque, sono tutte note che a me piacciono tantissimo. E c'è è molto veramente strong, eh? Cioè, sì. Nel senso, i profumi. Io me lo lascio in pelle, me lo sento ancora, vi dirò che dopo un po' diventa ancora più buono. Intensità è... Questo è veramente eccezionale. Piace anche a me, anche se non è il mio genere. Ok, invece a me il mio genere top. Quindi... top. Poi parliamo di un nuovo brand. Un brand che viene dalla Romania, si chiama Andrea Rada, la titolare del brand e anche il nome appunto del brand. E sono 5 fragranze, tutte in formato extrait de parfum da 65 ml, molto molto persistenti, sono tutte veramente gradevoli. Noi oggi abbiamo scelto Infinite Love, dove diciamo si sente bene la nota di caramello. Sì. E pensiamo che possa essere adatto appunto a... È un tipo vanigliato, caramello, ma sa un po' di caramellina proprio. Adesso vi dico... Perché c'è una nota fruttata dentro che non riesco... Un po' di zucchero filato. Adesso vado a cercare le note. Intanto partiamo dal prezzo, svegliamo il prezzo che è veramente eccezionale, insomma, per la concentrazione che hanno. Sono 95 euro per 65 ml in extrait. Mm-hmm. Allora, qua abbiamo fiore d'arancio e chantilly in testa, cardamomo, caramello e rum nel cuore, vaniglia, muschio e legno di cedro nel fondo. Neanche un frutto, me li sono inventati io, però probabilmente è fiore d'arancio. Comunque sono veramente uno più buono dell'altro. Zucchero filatoso. E niente, quindi tutte da scoprire, le lasciamo scoprire. Poi andiamo avanti parlando di Obvious. Allora, qui ti lascio parlare a te. Sono veramente tante fragranze perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fragranze. Di questa linea e poi... Di questa linea e poi ne arriveranno altre, secondo me erano 3, vabbè. Comunque, parliamo di quello che abbiamo. Sì. Oggi ne abbiamo battezzate 3. La vaniglia, di cui lascio parlare la Cri perché... Vabbè, mi sono spruzzata qua. Sono tutte praticamente un vanille, un pistache, insomma sono tutte tipo dedicate a non sono una nota perché sono, però sono dedicate, cioè principalmente gli accordi girano tutti intorno a una nota. Questa vaniglia a me ha fatto impazzire perché sembra quasi una vaniglia molecolare, non so come spiegarla, l'avevo sentita in fiera, credendo che mi sarebbe piaciuto di più il pistacchio, invece mi è piaciuta più la vaniglia. Però è una di quelle fragranze che sembra rimanere skin scent, quindi è una vaniglia non troppo gourmand, ma è una di quelle che poi butta su quando ti muovi, non so come spiegare meglio, no? È proprio tipico dei molecolari, molto strano, secondo me, ma molto molto buona. Se siete vanillare, questa dovete sentirla.
Ci sta da Dio. No, questa comunque cioè, è bella. Cioè, quale vaniglia? Non mi sa. Sì, però hai detto non troppo gourmand, però è bella. Cioè, io sì, sento dolce, no, cioè, comunque. Quando cioè, dico non troppo gourmand, le mie vanillare sanno che comunque okay, è una vaniglia. Cioè, una non cosa è. Cosa tra di voi? No, nel senso, cioè, è un profumo alla vaniglia. Vabbè, questo è un pistache, che è quello del pistacchio. A me piace molto anche il pack, che ha questo tappo di sughero. Sì. E tutto, ho letto che è tutto ecosostenibile, vabbè, sì, non sì, che magari sono il packaging è lo stesso di Hope, è di Bormioli Rocco, ah, il vetro okay, riciclato. Okay. E questo è un pistacchio stranissimo, cioè io se aspettate un gourmandone non lo è. In realtà è un pistacchio verdissimo, senti? Sì, cioè sì. Io sento quasi il pistacchio quando non è ancora pronto, allora, per essere mangiato. Sì, è un pistacchio verde, però viene fuori la nota dolcina, leggermente sì, dolcina. Sì, non è di quei pistacchi troppo dolci. No. Però è molto, intanto è originale, perché adesso stanno uscendo un fracasso di profumi al pistacchio, mi sembrano tutti abbastanza... Alcuni rischiano sul tubo. Sì, esatto. Questo qua lo trovo molto originale, è più verde, leggermente dolcino, ma molto gradevole. Sì. E poi l'altra, l'ultima fragranza che abbiamo scelto di questo brand, che è la mia seconda preferita, sì, è Scoville, che è il peperoncino. Dovrebbe essere, cioè no, dovrebbe, è il peperoncino. È allora molto... voi andate quando c'è il mercato in una bancarella di quelle dove hanno la frutta e la verdura buone, prendete belli peperoncini soverato e poi mettete il naso nel sacchetto, il profumo è quello lì. Sì, quindi è una fragranza, diciamo, sul verde, sa, però, tipo di ortaggio, quasi di peperone anche. Sa, proprio, sì, peperoncino, sì. Però diciamo che questi profumi sono stati pensati con la teoria della stratificazione molto, certo. Cioè, quindi hanno anche un prezzo veramente, per 100 ml, 115 sì, 115, euro, tipo io me lo immagino con la vaniglia, secondo me deve stare molto bene, però c'è la vaniglia. Secondo me, infatti l'avevamo provato così, sì. E è veramente veramente bellissimo anche questo qua. Ragione. E vabbè, bravo. Ce ne sono. Comunque brand nuovo. Brand nuovo. Poi andiamo avanti, parlerei di le tre fragranze di cui mi, sono... mi metto già così perché allora, qui queste sono già testa, forse cioè, no, forse sono già sulla bocca di tutti. Sono le tre nuove fragranze di Lumi. E praticamente è, lo, è il brand è quelli di Avere la Barba, che hanno fatto una nuova linea composta appunto da tre fragranze, dove abbiamo Dulce Fundamentum, che sicuramente è la più gettonata, e questo qua è veramente, questo è proprio un gourmand, qui abbiamo del cioccolato, del caramello, cioè questo è proprio... Sai cosa mi sta tantissimo sulle scatole? Mi sta tantissimo sulle scatole perché... negli ultimi anni, e nell'ultimo ovviamente, escono tantissimi gourmand e quando ne esce uno che ha questo sentore così particolare, io vorrei veramente che voi ascoltaste quando uno vi dice vieni a sentirlo, perché non si può descrivere bene una cosa del sì. genere, cioè se quello io vi dico che sta di cioccolato e caramello, mi direste sì vabbè ce ne sono 50.000, è vero, vaniglia, un cioccolato al latte, però di quelli tipo della Lindt, non di quelli che avete lasciato lì allora, scaffuttuti tutta estate. Adesso ti leggo le note perché, allora, qua vedete le travel size che ci ha omaggiato l'azienda. Buonissimo. Tra l'altro saranno disponibili anche da comprare, le travel size, da 10 ml. E i formati, allora, saranno i 10 ml se non erro 34 euro. Mentre il 50 ml ha 98 di Dulce Fundamentum e gli altri 215. Se può fare. Allora, per ora ce li ho in prevendita sul sito perché usciranno, se non erro, il 9 ottobre. E, ma tanto il pack secondo me è bellissimo perché la bottiglietta, vabbè, di per sé magari non è niente di speciale, però sarà racchiusa in una sorta di pacchettino, tutto con un fiocchettino, tipo bonbon molto carino. Sì, un po' tipo come quando vai veramente alla Lindt che compri i cioccolatini, esatto. Ne prendi 6 e spendi 18 euro, esatto. Ma tu sei felice perché ti hanno dato esatto. il sacchettino. Allora, questa Dulce Fundamentum ha caramello, cioccolato, nocciole, rum in testa, latte di mandorla, miele, vaniglia, ambra nel cuore, fava tonka, muschio bianco e zucchero filato nel fondo. Cioè, più gourmand di così non si può. Dopodiché abbiamo anche comunque, e sempre loro, se non erro, è bello dolcino anche Crea, che anche questo ha un pack veramente particolare, questo dovrebbe essere
è ispirato alla Madre Terra, mi sembra. Bella quella donna cicciottina. Sì, sarà così. Allora, questa fragranza qua ha vaniglia, peperosa e cannella in testa, tabacco, sandalo, legno di cashmere, di nuovo cannella, vaniglia ambra nel cuore e vaniglia, ambra grigia e muschio nel fondo. Quindi la vaniglia c'è, testa, cuore, fondo. Molto molto buona anche questa qua. E l'ultimo è concipio che... Allora, concipio... Spruzziamo anche lui perché... Se non si offende. Esatto, se non si offende. Qui abbiamo un pack che a me ricorda questo un è disco più, volante, non so. A me ricorda una di quelle pietre che si trovano... Sì. Tipo, comunque questo ha cocco, pesca, mandarino, gelsomino, tuberosa, vaniglia, caramello, resine, ambra, muschi e pesce. Questo infatti è il meno gourmand, il più femminone secondo sì. me di quelli un po' sì perché ha, si sente la tuberosa, quelle concezioni un po' di profumoni anni 90 sì. che a me ultimamente sarà perché sto facendo vecchia, però non è una tuberosa non da zia diciamo no così. No assolutamente non è la famosa tuberosa da zia, bravo. Molto buoni, sono molto fiducioso per questa linea. Questo veramente, cioè, venite a sentirlo per forza, fate qualcosa, fate qualcosa. Poi parliamo delle, sono sei novità di Attara Lass, adesso qui ne abbiamo alcune. Sì, vabbè, questo è un brand mezzo turco, mezzo arabo che qua sicuramente conoscerete già, sono molto di qualità. È una nuova linea, costano un pochino meno delle, delle altre due linee che erano uscite, che non guasta. Diciamo che io adesso non le... cioè hanno delle piramidi veramente complesse. A me d'impatto mi è piaciuta, quella che forse mi è piaciuta di più è Tiger's Eye, quindi gli occhi della tigre. Non ho detto... Tiger, canzone. Nel complesso come faccio a spiegarla? Allora, questa lì, loro la descrivono come floreale muscata legnosa. Quindi abbiamo note di testa, sono bergamotto, spezie, cenere vulcanica, mughetto, fresa e iris nel cuore, legno di cashmere, legno di cedro, tabacco, ambra, muschio e muschio vegetale. Io maggiormente fondo. Sento i legni e il muschio. Comunque, io ci sento adesso che l'ho letto, cioè capisco la nota dolce, ci sento il tabacco. Comunque, senti il tabacco. Vabbè, comunque questa è difficile da descrivere, però molto buona. Poi l'altra che conosco bene, però per me l'ho già sentito, è Ethereal Moonstone, questa qua, che per me assomiglia tantissimo. Ok, questo qua per me assomiglia tantissimo a Regalien Turquoise, che molti di voi conosceranno. Per me è una sorta di marino più dolcino, molto più... sì. Cioè più dolcino rispetto, cioè anche il Regalian Turquoise per me deriva un po' dal diciamo... Megamare che è il capostipite, dopodiché Megamare rimane più animalico, più no, passato di tempo, più salente, cioè, questo è più dolce, questo qua ci sono dei fiori. È più il Turquoise, cioè il Turquoise per me ha tirato fuori un altro filone. Sì, però c'è là una nota di testa che a me mi ricordava Megamare. Però io sento moltissimo la parte morbidosa. Comunque... assomiglia un sacco al Turquoise. Sì, 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 ci somiglia. Ok. Comunque, sono sei fragranze da provare, perché comunque la qualità ce l'hanno tutta. Io non le conosco ancora bene, adesso ve le abbiamo illustrate, magari in prossimi video salteranno fuori. Poi, passiamo a un altro nuovo brand che è Optico. Allora, Optico, abbiamo due linee. Abbiamo la linea con... sì. Allora, la linea... Allora, questa è una linea dove abbiamo nomi tipo Costa Rica, poi ci deve essere Brasile, esatto. Allora, di questa linea abbiamo scelto sicuramente Reunion, che è una vaniglia veramente eccezionale per me. Sì. Cioè, una piacevole scoperta, perché... Anche questa ovviamente dolce, ma molto... Vabbè, chi di voi ama le vaniglie come me conosce quella del Madagascar, quella della Reunion... Per me è buonissima la vaniglia qua. Barbon, sa benissimo quali sono le sfumature, e questa è molto baccello, vaniglia. Tra l'altro, questo brand qua nasce come profumi molecolari, quindi io adesso non so se questa linea continua quel filone, quindi secondo me penso di sì... Dovrebbero essere profumi comunque contenenti note molecolari, però con tipo vaniglia. Sì, non solo dei molecolari puri. Esatto.
E poi avevamo scelto anche Brasil, se non erro. Sì, Brasile è uno dei più Brasil. buoni, che secondo me è dentro al mango o io Della sono frutto della passione. Sono passione, arrivati proprio oggi, bene. questi ragazzi. Sono Abbiamo proprio sballati sballati adesso, ora. quindi ancora scusateci, ma però questo è veramente un buonissimo fruttato, anch'io dico mango frutto della passione. Tanta tanta roba. Mentre Buono. della linea, diciamo, la prima linea che si chiama sempre Optico, poi hanno Che dei sono nomi, comunque 50 ml, sono giusto? 50 ml, esatto. Abbiamo scelto BBG che è un bubblegum, Sì, cioè questo d'accordo. qua è veramente una bellissima fragranza, cioè, questa è di Big Bubble, Sta di ma Big proprio Bubble, Big sì. Bubble, quello Quello classico che blu. mangiavamo quando eravamo Quello piccolino, blu. No, esatto. panna e fragola, quello No, quello blu, classico, buonissimo. Poi abbiamo la versione, ce n'è uno che è il basico, che secondo me è questo qua che si chiama BSX, che questo qua è un po' come un un eccentric molecule, un molecule 01 direi, sì, di quelli diciamo da usare come base o come, o, cioè come base, o lo usate così, sono quelle fragranze che lasciano la scia che sanno un po' di pulito, oppure lo usate come base per rinforzare gli altri profumi, come amplificatore di altre Sì, questa fragranze. è una molecola THC, cioè quindi praticamente La la cannabis, cannabis, esatto. però non sa proprio di cannabis come molti profumi. Questo Sì, secondo me no. prende molto la pianta, Sì, veramente, è quindi c'è molto molto una erbaceo. parte erbacea e verde. Infatti mi è piaciuto molto per quello, perché comunque a me piace Ma l'odore sai che della sta venendo fuori cannabis. però una nota anche dolcina? Mi piace l'odore della cannabis, però mi ha un po' stancato perché Sì, l'hanno fatta in sono tutti tantissimi uguali. e meno male sono tutti uguali. Questo infatti in fiera mi aveva colpito, c'ha una nota quasi dolce di fieno, non so Sì, è se vero. è molto bello questo qua. Comunque, molto carini, molto Che ci carini. sono anche di Sono anche 20 ml. 20 ml, sì. Allora, io penso che siano 100 ml e 20 ml nella linea dedicata ai Ai paesi, paesi, quindi ok. Costa Rica. Invece la linea, quella diciamo classica, THC, BSX, quelli lì sono solo da 50 ml, Ok, quindi. direi. Poi andiamo avanti con la novità di Acro, si chiama Glow. Questo qua è, allora, è una linea intanto che a me piace tantissimo, il naso è Oliver Crespo, è la figlia, se non erro, diciamo che è una linea legata alle dipendenze. Adesso Glow dovrebbe essere, boh, la festa, Sì, forse una, ma mi sembrava l'entrata. di aver sentito in fiera che parlassero comunque Sì, di festa, gente di festaiola, champagne, poi vanno insomma a far Questo, tra l'altro, è l'unico della linea, serata, ecco. esatto, questo è l'unico della linea che è un extrait de parfum ed ha la confezione oro, mentre gli altri sono tutti trasparenti, tranne uno Esatto, che è quindi questa è nero. in versione extreme. A me piace molto, io lo sento un dolcino, delicato, tipo delle resine, ci deve essere, secondo me c'è anche della Questa è molto mirra. bella perché a me ricorda tipo un po' una vaniglia resinosa ma un po' pepata, Esatto. un pepe rosa però, tipo, non so se avete presente vaniglia pepe rosa di Elan, profumo famosissimo. Esatto, guarda, hai detto cose. Allora, intanto confermiamo che la fragranza è dedicata alla festa, che crea dipendenza, quindi uno ha sempre voglia, diciamo, di fare festa. Come voi? Esatto, fa parte della famiglia Ambrata. Le Della note sono Giovanotto. appunto pepe rosa, rosa, incenso, benzoina e vaniglia. Cioè, rendetevi conto di Quindi, che naso ho, non brava, conoscevo brava qui, le note. brava. Comunque sì, anch'io ho detto resine, dolci, e adesso il pepe non lo sentivo tantissimo, vabbè, numero uno, via. Qua per chi vuole spendere dei soldini Abbiamo cose per voi. abbiamo cose per... Abbiamo questa bella novità di Boadicea che si chiama Defender. Boccette sono sempre Che belli veramente che sono, fantastiche. bellissimi. Tra l'altro me ne arriverà anche un altro che io non ho, non so se è proprio una novità, però non l'avevo. Il problema è che questi profumini qua costano 540 eurini per 100 ml, Se ve li fate regalare, ecco, però questo non insomma aveste speso nulla. diciamo che sono dei gran profumi, L'altro giorno ho letto una cosa: se compri qualcosa caricandola prepagata il mese prima e la compri il mese dopo, non hai speso niente. Dopo bene. seguitemi per altri consigli. Allora, questo qua come sempre, vabbè, sono fantastiche.
Allora, qui abbiamo, ti dico cosa c'è, perché le fragranze sono molto complesse. Allora, zenzero, pompelmo, liquirizia, miele di cognac, frutti rossi, ma che buono, okay. Poi fiori d'arancio, resina di mirra, gelsomino notturno, fieno, muschio, cuoio, ambra rossa, balsamo del Perù, benzoino, fava tonka, cisto e labbro nel fondo. Questo è proprio buono. Cioè, allora, come sempre, tutte le fragranze, diciamo, di Boadicea sono fragranze complesse, difficili da descrivere, a meno che non si vada su un complex, uno può dire la nota principale il cuoio, non so, Regal che è una rosa, cioè così, però sono ben complesse. Nel complesso questa qua è una fragranza molto buona, che vira al dolce, tendente al dolce. Sì, diciamo che profumi così andrebbero sentiti. Più femminile che maschile, secondo me. Più femminile che maschile, molto molto buona. È chiaro che dire se vale 540 euro o no è difficile, è soggettivo, però come sempre, diciamo, le fragranze non, come odori non le sbagliano. Sentiamo From the Heart di Algebra, che è un brand turco che in Italia solo io, e non è proprio una novità, ma io non l'avevo presa. E devo dire che ho fatto bene a prenderla, perché secondo me è molto buona. Senti, io lo sento fruttato, è un... Questo qui è buonissimo per me. È molto buono. Sa di pulito, è un fruttatone però pulito. È un fruttatone, diciamo, alla... Come posso dire? Per me è un fruttatone un po' ammorbidentoso. Per me sì. Assolutamente sì, ha quel che... Allora, io posso dire, non che assomigli, non è una coppia, non è un'erba pura, per intenderci. Per farvi capire il genere. Ecco, però è un fruttato di quel tipo, cioè una fragranza di quel genere lì. La famiglia è quella. La famiglia è quella lì, esatto. La famiglia. Molto molto buono, sono estratti, vabbè, Algebra, non so, in Italia magari non sono tanto conosciuti, però io devo dire che la mia clientela, quella che li compra, li apprezza. Sì, anche a me piacciono moltissimo, sì. Me ne piacciono almeno tre di questi qua. Poi abbiamo la novità di Nishan, che si chiama The Zero. Questa fragranza è stata fatta da Alberto Morillas, che è uno dei nasi, cioè un naso riconosciuto a livello internazionale. Allora, io devo dire che cioè non riesco a capire bene la filosofia dell'azienda, o perlomeno del distributore italiano. Io non so se all'estero è uscita prima, però hanno fatto uscire questa fragranza a settembre, metà settembre. Io la trovo sull'estivotto, cioè io lo trovo un agrumato marino molto fresco, molto pulito, molto buono, perché è buono. Però diciamo che anche qui c'è una nota un po' barber, come dico io, no? Un po' di... Secondo me sono Un po' anche fougère. Sì. Sono quelle fragranze che sanno di pulito, molto eleganti, che probabilmente sono... Sì, adesso sta venendo fuori in effetti, cioè, la nota un po' più fougère. Quattro stagioni, secondo me. E comunque, questa mi piace un tot, è molto, cioè, è molto mascolina, diciamo, fa uomo, diciamo così. Altra novità è Helix di Carner Barcelona, anche questa. Allora, questa qua penso che sia uscita, sinceramente parlando, forse a cavallo dell'estate, a me è arrivata a settembre, e anche questa è una fragranza fresca, per me è molto molto gradevole. C'è un bel pulito anche questo qua, senti, adesso voglio vedere anche le note, perché... Che particolare! A me piace molto, infatti quando l'ho sentita ho detto che questa è veramente una buona fragranza. Allora, intanto diciamo che tutti i Carner in Barcelona esistono da 50 a 100 ml, quindi insomma volendo c'è anche il 50 ml. Qua abbiamo del bergamotto italiano, della salvia scalea e della pesca in testa. Poi abbiamo un accordo marino, un fiori d'arancio, un mughetto, legno di cedro e virginia, vetive e muschio. Per me questi ultimi così puliti mi sono tutti e tre piaciuti un sacco. Bene. Beh, direi che abbiamo concluso per ora. Io devo tornare la prossima settimana, perché c'è un altro camion che sta arrivando pieno di profumi per Propomix.
ci aggiorniamo presto, vi ringraziamo, ciao, grazie a te. Ciao. Ciao.